somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Buongiorno, buongiorno anzi. Tutto bene, buongiorno, tutto bene. Oggi c'è cipollotto alto. Oggi c'è cipollotto alto. Ma quanto ti vuoi far crescere? Cioè, domanda... Tanto non mi cambia niente, cioè ormai non mi cambia niente. Vabbè, ci sarà un momento in cui dici sono troppo lunghi. Ma... vediamo, cioè per ora non lo percepisco, poi un giorno magari... cioè già se ti arrivano, cioè se un giorno ti arrivano qua, sono troppo lunghi. All'ombelico? All'ombelico, ma a parte se ci arrivo, cioè nel senso non è che i capelli crescono all'infinito. Come no? E io immagino non li che tagli, crescono. Secondo me è, diciamo, asintotico verso lo zero. Cioè crescono sempre di meno man mano che sono più lunghi, almeno penso. Non lo so, mi sa di no, Boh, non lo so. Cioè magari c'è una lieve diminuzione, però ti continua comunque sempre a crescere. Cioè, se tu per 10 anni non te li tagli, te vanno per terra. Boh, non lo so, non credo. Sì. Che ne dite? Forse... stai meglio con i capelli corti. Maggi ha perso i capelli. Livio sarà anche un brutto essere, però non mi guardavo la sigla da un po' e devo ammettere che è davvero migliore di Twitch Italia. Grazie. Sì, è bella la sigla, La sigla è bella. Sì. C'è tutto un lavoro... Facciamo prima One Piece oggi. Prima One Piece. Così ci leviamo la merda. Esatto. Via, esatto. Fuori dai coglioni. Esatto, litighiamo e poi entriamo nella nostra safe zone. Esatto. In One Punch. Che tanto penso che sarà un capitolo anche abbastanza. Cioè, finita una saga, se ne apre un'altra. Quindi sarà un capitolo di transizione, probabilmente quello di One Punch. Un po' rallenta se non lo tagli, ma continua. Io in 5-6 anni mi sono arrivati alle spalle, dalle spalle all'ombelico. Però. In 5-6 anni è tanto. È tanto, cioè nel senso io questi qua non me li taglio tipo da 8 mesi, 9 mesi. Però ci sta in realtà. Già mi arrivano quasi alle spalle. Cioè, mi arrivano alle spalle. Però sì, alle spalle da qua.
in realtà quanto, 10 centimetri, 20? No, manco, non saranno 20. Sì, 20 centimetri. 20 centimetri, 20 centimetri. Fai conto 20, 25 all'anno? 25 all'anno, sì, forse dovrebbe essere un po' più giù. No, dai, può stare. Beh, 25 all'anno, dopo 6 anni so più alti di te. Un metro e mezzo. Sì. Un metro e mezzo. Vabbè, vabbè, sì, un po' più giù dovrebbero essere. Però comunque, cioè, non è diminuito così tanto. Sono Ema, il difensore di Hunter x Hunter, ricordate? Certo. Bravo. Mezzo. Bravo. I difensori di Hunter x Hunter sono delle brave persone. Sì, Miriam, se oggi parliamo di lunghezza. Infatti oggi non serve oggi più. Non ce n'è bisogno, non c'è Maggi. Sì, Maggi, ragazzi, aveva una visita da... non lo diciamo. Vabbè, c'è una visita. C'è una visita. È una discarica. Lo sapete, lui dice sempre, voglio fare la vita tua. Tanto poi dirà tutto lui. Sì, tra l'altro oggi devo dire che oggi ha fatto un po' una liviata. Cioè? Perché... due giorni fa i moderatori hanno chiesto i video da usare stasera per il Sarabanda Night e io insomma ho cercato e l'ho mandati. Quindi loro si sono presi tutte quante le risposte per essere pronti a timeoutare la gente che bara. Poi stamattina senza scrivere niente manda sul gruppo dei moderatori il link con un altro video e io ho scritto te svegli tardi, Ale, non mi ha risposto. E però i moderatori hanno fatto anche quello, cioè sì, adesso hanno analizzato tutti quanti. Allora, io penso che Maggi questa sfida la senta parecchio. Ah, il certo. Fatto che abbia scelto lui il video. No, però no, perché sono diversi perché i video che ho scelto io mi sembrava meglio. E i video che ho scelto io sono immagini. I video che ho scelto lui sono invece pezzetti di video. Bastardo. È più facile. Sì. È più facile. No, oggi niente link, anche perché comunque, vabbè, c'è tanta roba. Ma i video uno li sceglie, cioè vede l'inizio del video e vede come sono fatti. Non è che ti guardi il video, ovviamente. Infatti, forse i mod a questo punto sanno meglio di noi quali sono i video migliori. Effettivamente. Grid, qual è il video migliore? Quello di Maggi o quello di Meliador? Cazzo, questa è una calcolo che deve essere una sfida comunque difficile, eh? Secondo me è più difficile l'immagine rispetto al video. Vabbè, certo. Io andrei sulle immagini. Che pezzi di video ha preso, che immagini ha preso. Vabbè, cioè, quello non le sai. C'è la sirenetta. No, quelle non le sai perché mica ti metti a vedere il video. Capitolo bomba da 10. Da 10? Detto tanto per far triggerare il video. Okay, perfetto. Ti sei salvato. Ok. Dove sta il maestro? Il maestro non è mai esistito, ragazzi. In realtà no, è stata un'illusione collettiva. Capitolo da Maggi. Perfetto. Capitolo da Maggi. Quindi senza un capitolo Maggi di merda. Perfetto. Ci siamo. Oggi. Vabbè, a livello di difficoltà sono uguali, però quello di Maggi ha 5 secondi per rispondere. Vabbè, ma quello non c'entra niente. Cioè, quello stoppi tempo di scrivere. Credo, no? Livio, il peggior capitolo di One Piece dopo Wano. E non trollo. Ok, questo vuol dire che mi piacerà un sacco, probabilmente. Vabbè, comunque, i capitoli nel post Wano non so male. Capitoli molto carini. Ma quindi per te è uguale la difficoltà dal guardare 5 secondi di video e l'immagine fissa? Evidentemente prende cose diverse. Sì, vabbè. Vabbè. So. Poi anche per il copyright non so se c'è, vabbè, però. Vabbè. Buongiorno. È un capitolo godibile. Lo scopriamo subito allora. Andiamo a leggere il capitolo. Andiamo. Oggi ne devo leggere questo due. Capitolo, sigla. Somma proibita a Maggi di leggere One Piece, assolutamente sì. Mi raccomando, chat, non spoilerate. Ah sì, possibilmente, se potete evitare. One Piece, capitolo 1061. Egghead. L'isola del futuro. Cioè, questo è Eggman, il cattivo di Sonic, cioè. Esatto, il dottor Eggman.
One Piece, film Red, balza al primo posto nel box office del 2022. Mi raccomando, non perdetevelo. Col cazzo proprio. Guarda, mamma mia, mi devono fare le marchette dentro al manga. Anche se credo che questo qua sia stato aggiunto dopo, non credo. No, sarà la traduzione, secondo me c'è già. Gli apatici diari di navigazione del Germa 66, volume 19. In fuga, Niji e Yonji sono salvi. Perfetto, no, siamo bravi, molto contenti, bravi, di questa cosa. L'isola del futuro. Metta nota. In giapponese, Mirajima, letteralmente isola del futuro, a differenza di Barjimoa, nota invece come Miraikoku, letteralmente paese del futuro. Va bene. Siamo molto contenti. Maggio è stato rapito da amarezza, non solo rapito. Già iniziamo così proprio. Aspettate un secondo, eh. Mettiamo Yassir qua che vi fa capire che noi siamo sfogliatori di manga. Ma chi è? È sbucato fuori dall'acqua! Ok, questo è Rufy che... Perché c'era Bonnie, no? Sì, c'era l'onda incredibile, c'è un enorme squalo che sta per mangiare la nave. Ecco, ora voglio vedere... Cioè... Finito One Piece, cioè Rufy morto. Cioè, non c'è possibilità. Cioè, si salvano Zoro e Sanji e lì vedremo chi è il più forte in base a chi diventa capitano. Perché lui va a fondo e buonanotte. Però ma la Going Merry si salverà ancora una volta. E vediamo, non lo so. Cioè, è difficile... Sì, vabbè, ovviamente si salverà, però è molto difficile un salvataggio in questa situazione. Arg, Koff, aiuto! Koff, ma chi sei? Grazie! E il mostro... Eccolo, è ancora là sotto. Guardate giù. Sembra stia bene, meno male. Ma dove vanno Rufy e Chopper? Ma sembra stia bene il mostro? No, non credo, non credo. Penso la tizia. Meno male. La piccoletta sta gridando qualcosa. Dice di guardare giù. C'è qualcosa in acqua. Aiuto, scappiamo. Sì, comunque posso dire che al di là della ragazzina che ti dice di guardare giù, cioè, un affare del genere in acqua e crea uno sbalzo. Cioè la nave dovrebbe cappottarsi soltanto per l'azione che fa lo squalo. Vabbè, al di là del fatto che la prenda o meno. Vabbè, dai, non ci attacchiamo a ste strozzate. Dai, ci può stare. Come? Ma poi io questa cosa di One Piece, ti giuro, non la sopporto. Allora. Qua sembra un mostro tipo fichissimo, incredibile. Ma la pagina dopo è un coglione. Cioè. Ma più che altro, come ha fatto a schivare? Tra l'altro è tipo un mostro tatuato. Eh sì. Oh, che è un robot. Sembra tipo un robot. Un robot? Potrebbe essere una nave. No, infatti è particolare. C'è qualcosa in acqua, ma questi sono tutti totalmente accecati. Io pensavo fosse solo Zoro e invece... No, ma visto, se serve sono tutti scemi. Sì. Se serve sono tutti scemi, non ti preoccupare. Cioè, tu pensa che per, tipo, non lo so, 2 secondi One Piece sarebbe finito. Cioè, nel senso, immagini che roba... Cioè, ecco, Oda sarebbe un genio. Se facesse una cosa così, pam, un pesce in acqua enorme, gli va già la... Finito One Piece. Cioè, finito. Gli altri continuano a fare le loro cazzatine e Rufy morto. Bellissimo. Ma ve lo faccio a voi, ve lo faccio. Bellissimo. Al GDR. Ah, morti. Si può fare. Certo, a me fa rosica perché io, cioè, effettivamente lo sto giocando. Però... immagina non leggere la scritta. Unk. Drunk? Junk? Non lo so. Dunk. The Bank. Yeah. Vabbè, sembra tipo un robot comunque. Cioè, sembra una cosa del genere particolare. Ma cos'è? Uno squalo? Ma enorme! E di ferro, infatti. Reggetevi! Stiamo precipitando!
Luffy! E gli altri due sono caduti in mare! È un bel guaio! Franky! Reggi il timone! Cerca di starmi dietro! Ricevuto! Ship bottom! Click, clank, clank! Rabbit! Scrav! Nota la parola rabbito, letteralmente rabbit, viene qui riportata con il kanji di datto, termine metaforico generalmente utilizzato per descrivere qualcosa di incredibilmente veloce. Vabbè, vedi, abbiamo detto ieri che Franky aveva perso l'utilità, ogni tanto Franky cerca serve di... serve per giustificare il fatto che non vengono mangiati dagli squali, va bene, dai. Anche, sì. Lupi Team è veramente non in grado, vabbè, è triste, guarda, guarda, lo squalo meccanico è triste, Ma poi letteralmente non in grado perché? Cioè che cosa, cosa c'è adesso che non va? No, anche perché io ho qui un'altra traduzione proprio di fianco. Voglio vedere. Ah dai, l'hai prese tutte e due. Le ho prese tutte e due e in realtà non mi sembra cambi tanto, sinceramente. Uno squalo ma enorme di pelle. Cioè proprio anche la stessa punteggiatura. No, mi sembra esattamente identico. Boh, vabbè. Va bene, va bene. Attenzione, è un cannone. Cioè, aspetta. Spara dei missili. Qui dice ci abbiamo testate. Ma perché invece? Cioè, scusa, a che scopo uno squalo meccanico dovrebbe provare a mangiare qualcosa? Perché non gli ha sparati i missili quando non si erano accorti di lui? Questo è vero. Tra l'altro, ci tengo a dire che effettivamente questa cosa, a parte il fatto che non pensavo potessero avere una tecnologia del genere. Questa però... è la scuola di Vegapunk. Sì, no, certo. Però il fatto è questo. C'è qualcosa, finalmente, che cerca di abbattere le navi in acqua. Ah, certo, certo. No, però dico, cioè, tanto valeva sparargli subito. Sì, sì, sì. Vedi, anche Unk Vegapunk potrebbe essere. Molto lungo. Quindi, ma succede da tutto il manga. Che mandano squali e distruggono le navi? Boh. Ah. Wow! Cos'era? Esplosione sotto la ghiglia della nave. Non succede niente. Sì, infatti. Ma scusate, ma che cazzo le ricoprite a fare di calmato lì delle navi? Tanto sono indistruttibili. Eh no, usate la calmato lì per fare le armi. Ma è proprio per questo. Che c'hanno no, la Go in Merry non c'ha la calmatolina. Ah, la Go in Merry non ce l'ha. Vedi? Questo è un problema. È un problema questo, ragazzi. Vabbè, però Franky l'ha fatta bene. Con legno Adam. È fatta con il legno dell'albero Adam. Il legno di questa nave speciale. È il legno dell'albero Adam, quindi è indistruttibile. Fu spiegato 800 capitoli fa. Va bene. Vabbè, se mi dite che è indistruttibile, basta, ci sta. Cioè, a sto punto, però, a che scopo schivare lo squalo? Lo squalo si rompe i denti se ti prova a mangiare, no? Beh, no. Allora diciamo che quello squalo... Ah, dici che è peggio di una testata... No, ti ingoie... Cioè, non serve e ti distrugge, ti ingoie e basta. Vabbè, tu poi uccidi lo squalo da dentro. No, sì, sei però indistruttibile, magari... Indistruttibile, fai... Pericoloso. Il coso... Gli sbraghi lo squalo da dentro. Pericoloso, comunque, dai. Come non è indistruttibile? Ho capito, se ti sparano dei missili e tu non vieni distrutto, sei indistruttibile. Cioè, cosa c'è dopo i missili? È il pugno Gangam. No, si può o essere. Una spadata di Mihawk. Ok, sì, una spadata di Mihawk è peggio di un missile, magari sì. A bomba atomica. Bomba atomica muori anche se rimane intatta la nave, quindi sì, diciamo sì. Non serve che la nave resista. Big Mom la danneggia, vabbè, ho capito. Cioè, Big Mom la danneggia. Cioè, se ti serve uno dei migliori pirati al mondo per distruggere la nave, vabbè, è effettivamente una nave tendenzialmente distruttiva. Sì, nel senso, ok, va bene. Comunque, ci stiamo ribaltando, maledizione, mia dolce Robin, mia cara Nami. A lui non gliene frega un cazzo degli altri, lui gliene frega solo della figa. Sanji di merda, perché poi non è che si capisce chi è che lo dice, però dalle frasi si intuisce subito. Ruffy, Chopper, tranquilli, sono qui. Cos'era quell'esplosione? Reggetevi, stiamo per risalire.
La corrente è troppo forte. Usare il timone non basterà. Oh. Ma si è ribaltata la nave. Scusa, ma se la nave si è ribaltata, mo la nave va a fondo. La nave. Alleluia. No, io sono contento. Alleluia, si è ribaltata la nave. Finalmente, cazzo. E che pare che c'è sta una nave dentro l'acqua che c'ha. Gira un po' di allergia, sì. C'ha l'equilibrio di un millepiedi, no? Cioè, è giusto essere in barca ogni tanto. No, ma mo è un disastro. Vabbè, c'hanno l'uomo pesce. Ah, sì, ok, l'uomo pesce da solo, però, cioè... Ma più che altro è come... Con uno squalo lanciamissimo, non lo so. Vabbè, ma... è fatto pure lui con l'albero Adam. Ah, sì, sì. Facessero gli squali elettronici con l'albero Adam. Niente, un coglione sto squalo. Così. Un cannone! Mi sposto sul fondale. Fate tutti un bel respiro. Vado! Shum! C'è troppa corrente. Non possiamo risalire. Ma come? Ah. Ma quella... Cioè, allora, lui sta andando sotto la nave per cercare di far risalire la nave. Ho capito, ma Jimbe non è che può fare tutto, ma non glielo fa, ma purello. Ma la seconda è Robin, perché sembra più Nami, però avrebbe più senso fosse Robin, perché Nami non ha... La seconda? Vedi, la seconda c'è Luffy. È Nami. Però, secondo me... No! Sarà Robin, dai. No, è... Questa è la ragazzina. Ah, è Bonnie. È la ragazzina. Ok, Bonnie ci può stare, sì. Bonnie ci può stare. Però Robin non è degna di essere messa in questa linea. Robin è già morto. Spiace per Robin. Vabbè, ecco, il momento di gloria di Frankie, dai, ci sta. A parte il fatto che Zoro, Sanji, questi qua che... Ma sembra come se è divisa la firma, perché... No, appunto in sede Robin a quanto pare nelle vicinanze non c'è neanche Zoro e Sanji. Qui Robin può essere, non si capisce bene. Vabbè, il fatto è che, cioè, Zoro in questa situazione è molto utile, anche Sanji, cioè, l'acqua non li dovrebbe fermare a loro tendenzialmente. Vabbè, boh, va bene. Torno indietro. Ho capito, raga, ma come fate a leggere? Chi c'ha una scritta su il robot? Ah, punk. Vabbè, di Vegapunk, dai. Sì, punk. No, ma io mica dico il coso, l'avevo già capito, il pesce 03. Che altra scritta vuoi vedere? No, non hai capito, e quello lì non è Frankie. Come non è Frankie? E chi cazzo è? Vega Force. Ma come farà a leggere? Vabbè, l'avranno già letto, hanno zoomato. Ma Vega Force. Cioè, adesso... No. Oh, serio. Lupi. Tu, in maniera del tutta autonoma, hai letto Vega. Avete, lo so, gli elfi siete, cazzo. E magari c'hanno lo schermo 42 pollici. Io leggo i capitoli, non li sfoglio. Va bene. Ma questa non c'è proprio, secondo me, una risoluzione adeguata. In altri formati si vede, magari sì. Ma veramente, secondo me, se l'allarghi rimane comunque invisibile. Va bene. Si legge benissimo, io non lo leggo, però va bene. Cioè, non so, io non so cosa... Cioè, sono cieco. Sì, probabilmente... Cioè, mi state da... Cioè, ok, sono cieco. E vabbè. Va bene, dai. Quindi questo non è Frankie. Però scusate, se c'è lo squalo di Vegapunk e il robot di Vegapunk, ma perché se menano?
Non lo scopriamo. Eh no, perché lui fa parte tipo della resistenza di qualcuno. Vega, cioè c'è sta scritto Vegapunk sul... ma cosa? Magari Vega è forza. Un ribelle. Va bene, no, sì, ce lo spiegheranno, dai. Nelle vicinanze, su un'isola, quartier generale 614. G14. Ah, un G questo. Okay. G14, sì. Bambini, è ora della medicina. Dai, coraggio. Capitano del quartier generale della Marina, Tashigi. Scusate. No, ma Tashigi... No, è Tashi 61 a questo punto, perché, ragazzi, questo 6 è uguale a questa G, proprio identica. E infatti quel 6 è una G, ma Livio, che cazzo dici? Ah, G. Madonna. Sì, scusate, sono incoglionito. Tashigi. Sono entrambi G, sì, scusate. Anche questo, non me lo ricordo quando è arrivata in quest'isola Tashigi, però vabbè. Facciamo finta... Va bene, ma solo perché ce lo chiedi tu, Tashigi. Bleh, che schifo. Mi sa che ci siamo già un po' rimpiccioliti. È vero, Mocha, ormai siete irriconoscibili. Tashigi, hai un attimo? Vabbè, praticamente Tashigi adesso si occupa, certo Porella, si occupa dei bambini giganti di Caesar. Qua è finita, è ridotta male, eh. Tashigi aveva un sogno una volta, voleva diventare una spadaccina, adesso fa bambinaia, va bene, spiace per Tashigi. Per quel moccioso di El Meppo non possiamo far nulla? Vice ammiraglio del quartier generale della Marina, capo della base G14, Doll. No, mi dispiace, non sappiamo nemmeno se il suo migliore amico sia ancora vivo. Il capitano Kobe sta a cuore anche a me. Vabbè, della nota mi ha rotto il cazzo, tanto ripete le stesse cose. Per favore! Eccolo. Siamo colleghi, no? Mamma mia, io il Meppo lo odio. Io non lo sopporto, veramente. Uno di quei personaggi è come Zenitsu per me, però peggio probabilmente. Vabbè, luogo tenente del quartier generale della Marina, Sword è il Meppo. Capitano del quartier generale della Marina, Sword, Ibari. Va bene, questi fanno parte da Sword. E dai, vi prego, che Kobe è stato carinissimo con me. Kobe è stato carinissimo. Con lei. Infatti, la prossima volta, magari, non gli fate fare una finaccia, anche se... Ci dovranno spiegare come è successo quello che è successo, visto che c'erano i pacifisti OP nuovi, incredibili, indistruttibili, che sicuramente non saranno stati distrutti perché gli piacciono sti pacifisti, sì. Però allo stesso tempo non hanno difeso Kobe, e quindi ci sarà andato di sua spontanea volontà? Vabbè, sì, per sì, salvare sì, sì. Bo Hancock che voleva catturare un attimo prima? Vabbè, non lo so, vedremo. Lo vedremo. Portaci sull'isola pirata, principe. Per favore, principe. L'isola pirata, ma è il covo di Barba Nera dei quattro imperatori. È piena di pirati assetati di sangue che punteranno a noi come api sul miele. Ci sta? Contrammiraglio del quartier generale della Marina Sword, Prince Grass. C'è un motivo se Acinosu si chiama così. Nota, in giapponese Acinosu condivide la provincia con il termine alveare. Ok. Egghead è qui vicino. Possiamo portare i Seraphim. Ma che dici? Datti una calmata. Non riusciamo a contare nemmeno Drake. A contattare nemmeno Drake. Non si può far nulla, lo capisci? Vabbè, gli stanno presentando lo Sword praticamente, dai. Vabbè, ci sta. Ci potrebbe essere andato per Aokiji? Sì, probabilmente sarà questa la versione. Credo. Sì, però... Puppe! Evviva! Mezzo voto in più, capito. Vai, ma che mezzo? Questa è da 10! Sì, cioè, nel senso, è strano il fatto che, cioè, la situazione lì non era nata per quello, capito? Cioè, non è che Kobe ha preparato un piano, perché Kobe è andato a prendere Boa,
poi si è ritrovato con Barbanera che è venuto a rompere i coglioni, e poi c'è stata quella situazione con Riley, che poi Cobby non c'è più. Quindi se poi dopo mi dici no, perché era tutto un piano di Cobby per andare a dare delle, cioè a riprendere le info, dare delle info, insomma prendere contatti con Okiji, e non ha molto senso, perché no, non può essere un piano se è successo per caso, capito? Cioè ha agito di testa sua sul momento, senza nessun tipo di... Vabbè, vediamo, dai, poi lo vedremo. Comunque, queste cose a me mi fanno incazzare, amori. Cosa? Stavano in mezzo all'acqua più totale. E mo taglio scena, perché la nave era cappottata, eccetera. Taglio scena, sono salvi in una grotta, in un'isola. Vabbè, ma qualcuno, pensava che ci sarebbe stato un problema con lo squalo meccanico. La nave, adesso ci sarà qualcuno che dice, meno male che l'hai portata in salvo. Certo. Dai, la nave è stata salvata da Vega Force. Dai, via. Tu. Allora, Livio, ma perché cazzo parli senza sapere? È una critica o del solito modo superando di iniziare le saghe, cioè la divisione della ciurma, la nave è ancora nella merda. Li ha salvati Jimbe. Sì, li ha salvati Jimbe, ma non mi ha fatto vedere come. Cioè, ha detto non ci riesco a portarla su, perché c'è la corrente. Vabbè. Quindi come l'ha risolta sta situazione? Va bene. Vediamo. Davvero non mi conoscete? Sì, non mi conoscete? Faccio parte della generazione peggiore anch'io. Non ti ricordi 2 anni fa? Ero a Sabaudi insieme a te. Un'altra della generazione peggiore? Mi chiamo Bonnie. Siamo nemici, non dimenticarlo. Comunque grazie per avermi salvata, nessun problema. Ma Buggy? Oh, che fresco. Vabbè, ok. Ah, meno male, avevo paura a scendere. Avevo una paura bestiale a scendere, meno male. Sicuro di essere un imperatore? Con quanta poca convinzione gli dice che siamo nemici. Ma quindi si sono divisi di nuovo? Ma vediamo. Perché hai visto? Ti ho detto, non... Vabbè. Io voglio sapere anche la nave che fine fa. Vedremo, dai. Ma. E l'immagine che hai sulla taglia? Pensavo avessi i capelli bianchi ora. I giornali hanno fatto casino? Ah, sì. È l'aspetto che assumo quando sono libero. Nota in giapponese letteralmente genio in natta sugata, letteralmente la forma di me diventato libero. Ok, che vorrebbe dire? Comunque interrompo un attimo, perché Giacomo vuole proprio essere, cioè vuole che qualcuno gli risponda, quindi mi pare giusto farlo. Fare delle illazioni su quello che vedi prima di andare avanti è esattamente come farle a fine capitolo prima di quello successivo. La storia dovrebbe essere letta tutta in silenzio, in teoria, secondo la tua analisi. Cioè, tu non dovresti mai parlare di One Piece. Dovresti stare zitto fino a che non finisce One Piece, perché non sai cosa succederà dopo, perché non l'hai ancora finito di leggere. Quindi io rispetto se tu sei sempre stato zitto e non hai mai parlato di One Piece finora e continuerai a farlo fino alla fine del manga, è una tua scelta. La nostra invece è quella che quando vediamo una cosa l'analizziamo, poi se la pagina successiva ti dà nuove informazioni analizziamo le nuove informazioni. Bravo, se il capitolo sono molto molto nuove informazioni e noi analizziamo, ma anche perché ragazzi voi dovete capire comunque stiamo in uno streaming, quindi cioè io voglio analizzare pagina per pagina e vedere che cosa vedo, che cosa penso perché poi se me lo leggo tutto e poi alla fine poi mi scordo qualcosa. Cioè io so già, me ne dovrei rivedere da capo. Che ci si scorda qualcosa è sicuro. No, vabbè, ma per dire c'è una vignetta che mi ha fatto strano. Magari poi c'è un'altra vignetta. Magari la prima poi non mi ricordo più di dire la cosa che volevo dire. Cosa è successo? Io mi scordo sempre le cose. Grazie, Motta. Bella Motta, ben tornato. Tornato. Boba Fett. È una critica su questa cosa che non gli piace. Lo streaming si fa in silenzio. Facciamo 800 cose diverse.
non è che perché Giacomo critica una cosa su questo argomento, magari gli piacciono le altre cose che facciamo e fa la salva uguale, giusto così. Nivi ha visto una Bonnie mezzanuda e è partito dicendo: questa è la cosa che mi dà più fastidio in One Piece, ci sta che qualcuno si triggeri. No, però cioè, è no, vero, no, è vero, l'ho percepito anche questa cosa, però lui non stava intendendo quello. Infatti ho aspettato perché, conoscendo Livio, non poteva essere Bonnie nuda il suo problema. Quindi ho aspettato che spiegasse il suo vero problema. No, che si vedono le tizie con le zizze va benissimo, no? Cioè, chi se ne frega. Sempre che, cioè, vabbè, mo, perché poi streaming, vedere totalmente, ok? Perché se vedi totalmente arriva la mannaia di Twitch che ti fa psa e ti taglia la testa. Va bene, facciamo una live in silenzio, vabbè, almeno leggerli. Che vorrebbe dire, invece, i tuoi compagni che fine hanno fatto? Stanno sicuramente bene, sci, incredibile. Con voi c'è Jinbe, il cavaliere del mare. Che storia. Che ogni capitolo che passa è depotenziato sempre di più. E invece i tuoi compagni dove sono? Sono venuta da sola. Quel mostro d'acciaio mi ha mangiato la nave. E ora ho fame anch'io. Cerchiamo un ristorante, ho fame pure io. Rufy, hai soldi con te? Ma non lo so, boh, se era Bonnie non ha la plot armor. Quindi la sua nave viene mangiata davvero. Sì. Spiace per Bonnie. Vabbè, magari anche la loro nave è distrutta. Io voglio credere che sia così. Cioè, o comunque affondata sul fondale. Ma mi sembra che sia un inizio di, diciamo, pseudo survival. Cioè, nel senso, stanno qui nell'isola, sì. Naufraghi. A quanto pare gli altri stanno da un'altra parte. Oh, comunque, che culo che c'era un'isola qua vicino, Ma poi, cioè, tra l'altro, posso dire una cosa? Vicino ma... relativo, perché bisogna vedere Jinbe quanto ha... No, sì, però caro Jinbe, no? Mo hai salvato Rufy, Bonnie e Chopper. Torna indietro. Questo è vero. Dovrebbe tornare indietro perché il fatto che non ci siano gli altri, sì. Cioè, che cazzo? Sei uno strozzo. Cioè, t'allontani gli altri, boh, vabbè, li lascio là. Sì, si fida della ciurma. Ho capito, cazzo. Non lo so. Comunque, sta storia. Sì, la gente si fida della ciurma solo quando la ciurma non è davvero in pericolo. Perché nel senso. Ma Brooke? Brooke e Robin. Brooke e Robin, cioè. Ok. Su questo sono molto d'accordo invece, perché qua ci si fida della ciurma solo quando non sono in pericolo. Perché quando sono in pericolo, improvvisamente la gente gli dà una mano alla ciurma, No, non mi piace. Ha ragione Livio. Jinbe qui sarebbe dovuto tornare subito indietro a cercare gli altri, perché gli altri per loro sono dispersi, sì, probabilmente sono in mezzo al mare, cioè. No, ma alla peggio anche affogati. Aveva la cozza di Sanji che... Vabbè, ma che vuol dire? Vabbè, per me è un comportamento da strozzo, se posso, comunque. No, vabbè, ma è uguale. No, aspetta. Ma è enorme. Ma non era così grosso. No, era così grosso? Non era così grosso. Vabbè, nel senso, la realtà è magari poteva essere così grosso perché l'hai visto solo in una vignetta con lo squalo. Uno squalo era grosso. No, e infatti. Quindi entrambi. Però... Poi lo sappiamo, dai. In One Piece la grandezza del personaggio dipende dall'importanza che ha nella scena. No, è grosso, forse non così grosso, però dai, ci sta. Ci sta. Questo è il gigante d'acciaio. Ah, ecco dove l'avete visto, Vega. Ecco dove l'avete visto che c'è scritto Vega. Forza che fate i fenomeni che lo sapevate da quella vignetta. Non è vero. Ma è ovvio che c'è scritto Vega, forza lì, eh? Infamelli a fare i fenomeni perché avete già letto tutto il capitolo. Ma fatela finita, buffoni. Sì, scusate. Siamo... vabbè, ho fame, quest'isola è del governo. Tenetelo a mente. Ok, siamo su Egghead. Dicono che qui sia come trovarsi 500 anni nel futuro. Qui c'è il laboratorio del dottor Vegapunk. Quel nome l'ho già sentito.
sto cercando proprio lui. Oh, e dai, dai, perché per sbaglio siamo finiti a vedere una cosa più interessante di Elbaf di merda. Sono contento. Piccola Vegapunk, eh? Molto piccola. Questa è, dovrebbe essere la dove stanno Rufy, Bonnie. Dici... È questa? No, certo, però non capisco se quella molto è, piccola, è la nave o il robottone, perché il robottone è più grosso della nave. No, no, questo è il coso, questo è l'incavo, la grotta dove sono loro. Ah, no, io però dicevo, secondo me l'ombra dovrebbe essere le spalle del robot. Quale ombra? Vedi. Questa? Quella sotto? Lì, vabbè, sti cazzi, dai. Dove? Cioè, però no, probabilmente invece... Ma dove? Fa parte dell'incavo tagliato a metà dal vento. Ok, no, ok. Non ho capito. Questa mi sembra è la grotta. Sì, è tagliata a metà dal vento. No, pensavo che la parte sotto, la parte sotto dell'ombra, fosse le spalle del robot. No. Mazza, è piccola vera st'isola. Vabbè. Oh, guarda caso, si salva la nave. Un robot gigante! Wow, che figo. Uffa, non ci siamo. Un altro fallimento. Perché non riesco a controllare i desideri degli esseri viventi? Sta uscendo qualcuno! Ma scusa. È un miracolo che si sia salvato coso, Uomo Melma. Chi l'ha salvato Uomo Melma da questo caos? Miracolato Uomo Melma. No, ma poi più che altro c'era proprio un problema, nel senso che loro non stavano sulla nave. Però loro... dicono, no, vabbè, dopo andiamo a rivedere indietro, perché dicono che in lontananza si vede che c'è Zoro che le salva, quindi magari li stava... Li salva, non ho capito bene dove, perché... Vabbè, non lo so, dopo rivediamo bene le Li ha presi con tutta la nave, sì, ma loro adesso sono sulla nave. La nave era ribaltata, vabbè. No, tra l'altro, regà, mo va bene tutto, però se davvero questo tizio è riemerso adesso qui, vuol dire che ha preso la nave, se l'è fatta sott'acqua praticamente tutto il tempo, e poi è riemerso la nave in mano, ma questi stanno tenendo respiro tipo da mezz'ora. Vabbè, dai, però, questo sti cazzi, è per fare l'entrata in scena spettacolare. Dai, comunque questa scena è figa, molto ripresa dal Gigante di Ferro. Mi piace. Oh, che bel guaio! Non ti conosco, ma grazie, ci hai salvato. Avevo dato ordini precisi al Mecha Shark. Pattugliare, riferire, attaccare. Se mangia l'obiettivo, non restano oggetti di valore, ahimè. C'è un errore di programmazione. Ebbene, chi è che ho salvato? Oh, dei pirati. Mi presento. Lavoro per il governo. Sono un inaffidabile scienziato geniale. Autoriferita. Proprio... Bello, ma come, è già finito. Sono il dottor Vegapunk. LOL. Com'era la storia? Bella sta cosa, però, che è una donna. Tutta... No, figo. Però c'ha 15 anni. Vabbè, 15 anni, magari ne ha 40. 40? Un po' meno, dai. 40. Vabbè, una 30, massimo 30, ecco, dai. Massimo 30 ci può stare, dai. Boh. Ha uno 0-2 sul petto, secondo me è un po' sus. Cioè, guarda, ti dico, avrebbe più senso se fosse una cosa alla Bondold. Che sono tutti il dottor Vegapunk. Può essere. Perché quindi prossima settimana niente. Sì, la prossima settimana niente One Piece. Top Fan Service capitolo da 11. Questo potrebbe essere un cyborg, sì. Potrebbe essere un cyborg o comunque sia qualcosa del genere. Cioè, da come Teoria di Delli, la scritta sul petto potrebbe riferirsi a un robot che usa per parlare da remoto. No. Potrebbe anche essere. Sì, vabbè, perché voi non avete visto Bondold, ci sta.
Comunque, per chi ha visto Made in Abyss, sa di cosa sto parlando. E sì, alla fine è tipo quello che dice Delly, cioè nel senso che è come se avessero, sì, una coscienza condivisa, appunto. Sì, lui ma magari... Vegapunk è proprio tutta la costruzione, no, che c'è su Vegapunk, questo qua, è tipo una mega intelligenza artificiale, capito? Dov'è? No, era dopo? Giusto. Ho letto un messaggio molto giusto. Ecco, questa qua magari è tipo un'intelligenza artificiale, tutto collegato, capito? Sì, vabbè, oppure c'è il classico vecchietto sul cucuzzolo che sta con l'aggeggio. Che... L'omino del cervello. Omino del cervello. Però è molto vero. Non può essere Vegapunk perché non c'è la targhetta. Vabbè, non... Non c'è la targhetta. È vero. Non può essere Vegapunk. No targhetta. Magari te la fanno vedere nel prossimo capitolo. No targhetta. Vediamo. Per ora no targhetta. Potrebbe essere... ecco. La figlia potrebbe essere in alternativa. Cioè, se non consideriamo la cosa, diciamo, cyborg o coscienza condivisa. La figlia potrebbe essere, sì. Però per come ti descrivono Vegapunk, anche Ancepava è 15 anni, 20 anni, insomma, sembra qualcosa, insomma, un tizio più datato. Allora, questa saga o mi piacerà tantissimo o sarà una merda. Spero non la porti troppo per le lunghe, che se no veramente non finiamo più. 02 potrebbe essere il numero del clone. Sì, vabbè, ma sicuramente c'è un qualcosa, cioè se ti ha messo lo 02 lì c'è un motivo. Cioè, o ti dice io sono il secondo esperimento di uno scienziato e... No, aspetta, Chris, la figlia del dottor Vegapunk è il dottor Vegapunk. Cioè, lei si chiama Vegapunk di cognome, è comunque il dottor Vegapunk, tecnicamente. Se il Vegapunk è il cognome. Siamo tutti d'accordo che non sia il Vegapunk originale. Allora, sì, certo. Al 90% sì, potrebbe anche essere originale, perché magari Vegapunk è frutto di un esperimento di un tizio che poi magari è morto e ha fatto il primo clone che è andato distrutto, che ne so, o era instabile, bla bla bla, e il 2 è diventato effettivamente quello che è conosciuto da tutto il mondo come Vegapunk. Cioè, potrebbe essere, poi magari lei ha 200 anni essendo un robot e la vediamo come una ventenne. Ah, vabbè, sì. Cioè, quindi Vegapunk è per esempio un computer, esatto. Quella è l'idea a Bond. Esatto, io sono dell'idea che sia tutta un'intelligenza artificiale condivisa o qualcosa del genere. Sono molto di questa idea, sarebbe l'idea più carina, ecco. Anche già vista, però un'idea carina almeno. Potrebbe tornare Caesar Crown? Ma Caesar ormai l'hanno fatto diventare un buffone, non lo so. Cioè, magari torna come macchietta, purtroppo, perché secondo me il potere di Caesar è OP, cioè. Il fatto che lo realighino a macchietta, un po' da merda. Fosse diventato un'isola di IA, sarebbe troppo figo. Sì, vabbè. Sono sempre idee già viste, Però è carino, perché... La cosa carina di One Piece, tendenzialmente, che ho da capito, è che tendenzialmente in ogni isola si può inventare un mondo nuovo, ok? E questo dà via a prendere un po' di qua, a prendere un po' di là. Mo voglio fare l'isola futuristica, faccio l'isola futuristica, faccio l'isola giapponese, metto l'isola giapponese, faccio questo, faccio quello, l'isola nel cielo, metto l'isola nel cielo. Cioè, può veramente sbizzarrirsi come meglio crede. Allora, se è vero che è l'ultima isola prima di One Piece, godo, perché vuol dire che non c'è il buff. Skippiamo una cosa che a me veramente non me ne frega niente. Non sarà così. Però sì, temo anch'io che non sarà così. Finiremo tra 10 anni. Vai un attimo indietro e voglio vedere il momento in cui dicono che Zoro salva tutti. Non l'ho visto. Qui? Zoro sta annegando. Zoro sta... Sì, sta annegando, però ha in mano Brooke. Luffy dietro. No, questo è Usopp. Quello è Usopp. Questo è Usopp. Eh,
che è Robin, chi cazzo è? Fatto è che non siete Nami, non siete Robin, non siete Sanji. Vabbè, comunque dire che Zoro ha salvato tutti perché prende la testa di Brooke. E poi ripeto, non stanno sulla nave. Cioè, non stanno sulla nave. Tanto che lui non riesce a risollevarla, è cappottata. Come fanno a stare sulla nave? Cioè, come fa il robot? Sanji salva Robin, dov'è? Dov'è? Qua, perché gli sta vicino. Quella capoccina... Boh. Vabbè. Su. Ok, però cioè io quello che non ho capito è, cioè, li salvano dove? Cioè, se la nave rimane sott'acqua, loro dove vanno? Poi è cappottata. A me la cosa che non è molto chiara è che dopo il robot prende la nave, prende la nave e loro sono sulla nave. Però la nave qua è cappottata. Vabbè, sì, ovviamente è una cosa fatta off screen. Diciamo che prende la nave, recupera i tizi che stanno... Sì, ma quando la recupera loro sono sulla nave. No, prende la nave, recupera i tizi che stanno... Vabbè, sì, dai, che stanno cercando di sopravvivere. Mi dirai che dopo dovrebbe tenere la nave in superficie, che fa? Rimane imbuttata dentro l'acqua dopo che ha salvato gli altri tizi. Però non ci sarebbe stata l'entrata in scena, quindi sì, sì, fa non finta. È fondamentale, sti, no, cazzi, sti cazzi. Un'altra cosa, c'è scritto in un angolino che quella ragazza ha un modo di parlare di una persona anziana o ha una voce da vecchio, non ho capito tanto bene. Dove c'è scritto? Sì, questo è sempre nell'ultima vignetta. Incredibile a me queste, quando scrivono così sui incredibile. Incredibile, bellissimo. Forse perché dice no. Pagina prima. Ah, ecco. Nota, il personaggio utilizza intercalari tipici di una persona anziana come suffisso no. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ok, vedi, ha maggior ragione, quindi aumenta la possibilità che è un robot. O è un robot o è un... un'IA condivisa. Sì, diciamo un qualcosa da cui... O c'è il vecchio romano del cervello, vabbè, ovvio. Va bene, va bene. Interessante. Dai. Sì, Chris, sì, con fatica, ma ce l'ha fatta. Capitolo carino. Capitolo da... 6. Ma io sono pure, cioè, per me pure 7. Cioè, andiamo avanti con la storia finalmente. Vediamo un'altra cosa. Sono positivo. Capitolo da 9. Minchia, 9. Sei troppo. Ma 6 perché è un capitolo. Cioè, alla fine. Raga, mo mi potete dire quello che vi pare. Magari sono io che sono ipercritico. È un capitolo normale. Cioè. Che cosa succede? Vengono attaccati da uno squalo così e vengono trovati da un tizio e dice: sono il dottor Vegapunk. Punto. Capitolo da 9. Allora, perché è vero, c'è questo tizio che vero, dice: sono Vegapunk. Vero, però per One cioè, Piece. Se, scusate, se tagliavano questa vignetta qui, il capitolo com'era? Ah, no, no, stagliavano questa cioè, vignetta. Cioè, soltanto perché c'è un tizio e dice: io sono il dottor Vegapunk. No, no, sì, se tagliavano la vignetta era molto meno. Ah, c'è la tizia mezza nota, vabbè, 6.5. Sì, sei è su, cioè, nella media, un capitolo normale, cioè, non mi è sembrato niente no, di... No, diciamo che cioè, la cosa a cui ha abituato Oda... è che tanti capitoli sono, cioè, la storia proprio non va avanti, ok? No, e di conseguenza quando tu vedi un barlume di speranza nell'evoluzione della storia sei contento perché dici: oh dai, vediamo qualcosa che rimane lì da 2000 anni. E poi è vero pure che è un modo di fare che a me non piace tanto, ve l'ho sempre detto, perché secondo me questa cosa rende, sì, è vero, hypato un capitolo del genere, perché una dice: sono il dottor Vegapunk, però
per un capitolo dice ne sono 20, in cui dice vabbè, capito, di transizione, vabbè così, vabbè colà, vabbè di qua, vabbè di là, e da lì poi si prende le critiche, cioè il modo di montare hype in maniera ossessiva a molti rende antipatici gli altri capitoli. Oh, però effettivamente quando vedi che, cioè, io qua vedo la speranza, poi queste sono tutte speranze, cioè, però io spero che questo ti serve a dare un voto, no, aspetta alto. Aspetta, io spero che questo adesso lo porti un po' avanti, cioè siamo in una nuova isola, io voglio vedere effettivamente mo che succede, perché se adesso mi fa di nuovo un cambio scena mi incazzo, perché già l'ha fatto quattro volte negli ultimi quattro capitoli. Io vedo una cosa, poi cambio scena, sapessi, ti piacerebbe. Questo qua però mo stanno, i Mugiwara stanno in un'isola, mo fammi vedere quello che succede. Cioè, ecco, diciamo che sono un po' più speranzoso per questo. No, vabbè, raga, vabbè, capitolo da 6,5, dai, 6,5, normale. Perché alla fine, raga, mo, se non ci fosse stata sta vignetta, quanto gli avreste dato? Due voti in meno? No, non basta una vignetta della tizia e dice io sono il dottor Vegapunk perché mi hai parlato di Vegapunk nei capitoli precedenti, allora te l'hai ipato e mo che lo vedi basta vedere la faccia del personaggio e dici wow, capitolo incredibile. È un capitolo secondo me che in realtà, anzi, sta cosa che la ciurma si divide, che quello va dell'A e lo squalo, è un capitolo sufficiente, buono, normale. Cioè, non ho visto questo incredibile capitolo. Allora, i misteri che rivela Vegapunk, nel senso, vediamo. Ma che cazzo vuol dire? Prendo il capitolo di Super Saiyan di Goku, togli l'ultima vignetta e capelli biondi, diventa un capitolo di merda. Non capisco. Beh, cazzo, in quel capitolo muore Krillin. Piccolo ferito a Freezer ancora vivo e quello si sta per trasformare. Beh, cazzo, non lo so. Forse non hai scelto il capitolo giusto per fare esempio. Cioè, è comunque un capitolo figo. Cioè, ripeto, poi la trasformazione è già un altro discorso, perché però qua, cioè, alla fine, cioè, sì, quel capitolo è da 10. Quel capitolo è tanta roba, comunque grazie sia. Grazie per lo spoiler. Krillin muore, sì, purtroppo. Comunque sia, boh, sì, cioè ci saranno gli però anche lì, no? Cioè, se le rivelazioni, no, perché ci sono meglio delle trasformazioni. Sono curioso. Cioè, a voi interessa scoprire il perché esistono i frutti del diavolo? No, perché magari, cioè, di nuovo, magari la vediamo. A me, cioè, a me interessa. Ad esempio, a me no. A cioè, me nel sì, senso, no. È come dire, a te interessa scoprire com'è nato il Nen in Hunter x Hunter? No, il Nen sti non cazzi. Mi interessa. Il Nen non mi interessa perché è una cosa che tendenzialmente do quasi per scontato che ci sia dall'inizio. Cioè, il Nen è una cosa intrinseca nell'essere umano. Il frutto del diavolo è una cosa che mi interesserebbe sapere perché esiste. Vabbè, ma cioè, nel senso, potrebbe, cioè, può essere anche quello intrinseca, no, al mondo. Deve essere una cosa che non è che mi spieghi in 200 capitoli, è una cosa che se me la no, però dico, cioè, io ho sempre dato per scontato che il frutto del diavolo può essere tranquillamente parte integrante della biologia del mondo di One Piece. Però so, dimmi, cioè, spiegami. Cioè, vabbè, io cioè, non nel lo senso, apprezzerei come spiegazione. Ok, cioè, no, dico, non è che mi aspetto chissà quale plot twist, perché poi se fa, di no, a voler fare il plot twist per forza, poi deve reggere il plot twist. Quindi, no. Quindi poi vediamo. Però sì. Secondo me, ecco, mentre ad esempio dell'isola dei giganti a me non me ne frega un cazzo, di come sono nati i frutti del diavolo a me potrebbe interessare. Probabilmente ti dirà che in passato c'era un mega albero che c'aveva sti frutti e poi si sono sparsi e bla 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 per un determinato motivo. Però è una cosa che a me interessa. Il One Piece forse è questo, una spiegazione dei frutti della D, dei 100 anni vuoti e via. No, non credo.
Eh no, tipo, vedi Peppe, a me il motivo troppo per cui banale. È nata la maledizione di Medinabis non interessa. Cioè, davvero? A me sì. No, perché è una cosa che è che permea il mondo e di conseguenza, cioè, sta lì per un motivo. Cioè, il motivo per cui sta lì, già lo so. Cioè, il motivo per cui i frutti del diavolo esistono, già lo so. È un motivo narrativo. Come la maledizione. La maledizione sta lì per darti questa percezione di irreversibilità. Ok? Cioè, ogni volta che tu fai un passo più in giù, quel passo è irreversibile. Non puoi più tornare su. Cioè, è un ottimo espediente narrativo per farti percepire l'ansia, la forza mentale che ha un avventuriero per comunque spingersi oltre. Cioè, per me è influente come è nata la maledizione, perché il suo lavoro lo fa in tutti i capitoli, in tutta la storia, e lo fa benissimo. I frutti del diavolo allo stesso modo, cioè i frutti vabbè, del diavolo, questa comunque è una cosa soggettiva, cioè a me certo interessa, per dire, cioè, certo mi piacerebbe sapere cioè, se riesce addirittura a darmi un motivo valido. A me piace come cosa, cioè è una cosa che mi piacerebbe sapere, ecco. Cioè, calcolo, non ci avevo manco mai pensato, però mo che mi ci hai fatto pensare, a me interesserebbe saperlo. Poi è una cosa soggettiva. No, però, Lupi, ok, io differisco queste cose. Cioè, per me, l'AD è una cosa che io voglio sapere. Cioè, l'AD non è una cosa che già fa il suo lavoro. L'AD è una cosa che c'è dall'inizio, diciamo, e che ha un significato. E quel significato è interessante da scoprire. Il frutto del diavolo invece per me già fa il suo lavoro. Cioè non ho bisogno di sapere il motivo per cui fa il suo lavoro, perché il suo lavoro lo fa uguale. Ok? Cioè non la vedo come una priorità da conoscere. I 100 anni di vuoto uguale, 100 anni di vuoto, tu vuoi sapere che cosa è successo dall'inizio. Ok? Perché è un mistero, è una cosa che sta lì per essere scoperta. E quindi tu la vuoi scoprire. E poi possono essere cazzate, eh? Possono essere cazzate, per carità. Però quelle sono fatte apposta per essere scoperte. Questa, cioè, che so, ecco il frutto del diavolo. Cioè, poi per carità, va bene, cioè, dimmi il motivo per cui c'è il frutto del diavolo. Spero che sia coerente, perché io, cioè, è senza una di quelle cose che ti fai una tua idea e sta bene lì. Cioè, per me i frutti del diavolo sono sempre stati una cosa biologica, cioè nel mondo di One Piece crescono i frutti del diavolo. E no, allora, come crescono le mele, cioè nel senso questo sì, però se ti dicono che in realtà c'è una motivazione, io sono curioso di saperlo. Cioè, se non è come dici tu, allora, a questo punto sono curioso di sapere come è stato. Se invece è semplicemente una cosa biologica, va bene uguale. Però se c'è un motivo lo voglio sapere, se non è una cosa biologica e basta. Capito? Non ho mai detto che nascono, no, però io dico è una spiegazione che mi sono dato io per andare avanti, perché secondo me non è importante sapere per come si è sviluppata la storia di One Piece. Bella, grazie mille. Grazie mille. E, non è importante per me per la storia di One Piece. Ripeto, sono ridondante. I frutti del diavolo già fanno il loro dovere. Sì, Dan, lo fanno. Già funzionano. Quindi, se devo scegliere una cosa su cui avere informazioni, sta molto indietro questa cosa, perché tanto già fa il suo dovere questa cosa. Ah, vabbè, al contrario di altri. Okay? Una priorità, cioè, va bene. Sì, è come scoprire, che so, se c'è sempre stato Lucky. Ma sti cazzi, cioè Lucky fa il suo dovere, va bene così. Capito? Una sabattesta e raggiungiamo le 700. Vero, io sono molto d'accordo. Bravo, una sabattesta e raggiungiamo le 700. Bravo Pelle, e ci leviamo. Preferire questa AD, cosa. Molto, sì, cioè preferisco cioè, l'AD, il One Piece, i 100 anni di buio. Sì, ma i 100 anni di buio possono essere anche relativi ai frutti, eh. Cioè, in realtà no, spiegare. A quanto pare, perché
Joy Boy è prima, no, è Joy sì, Boy, però e magari... a quanto pare il frutto già ce l'aveva. E quindi certo, però no. Magari da Joy Boy sono una... ad esempio, no, perché poi guarda, cioè avere più informazioni è sempre positivo. Ad esempio, il Niga Niga è avere informazioni che ti saresti evitato volentieri. Cioè, il frutto di Luffy era quello, faceva il suo, funzionava tutto, non c'era bisogno di fare di avere altre informazioni, non c'era bisogno di fare un plot twist di merda. Ok, cioè, non sempre avere più informazioni è positivo, è quello che dico. Le cose che già funzionano, io preferisco tenerle così perché funzionano. Non c'è bisogno che mi dici altra roba, perché poi spesso l'altra roba che fai stride, non funziona, è macchinosa. Quindi mi piace avere informazioni su cose di cui non so niente, che so che per la trama devono essere scoperte. Non sempre mi piace. Dipende, cioè, se è fatto bene, a me interessa saperlo. Cioè, poi che dici potrebbero sbagliare, grazie, qualsiasi cosa. No, attenzione, sbagliare. Perché poi non torni più indietro, però. No, no, certo. Però se dici, se non corri il rischio di sbagliare, non fai niente. No. Beh, ormai è un tutto. Un conto è sapere qualcosa su una roba che è tutta da scoprire. Un conto è sapere qualcosa su una roba che già funzionava così. E poteva tranquillamente non esserci nient'altro da scoprire. È diverso. Perché... però è più intrigante il fatto che c'è un motivo per i frutti del diavolo. Ma no, ma perché lui... ma è più perché è l'essere più umano, perché l'essere umano istintivamente è curioso. Di conseguenza... dire, cioè, Avril Lavigne, no? È più intrigante pensare che sia morto. No, sei un coglione. No, sei un coglione. È una storia intrigante. Sei un coglione. I complottisti esistono perché in realtà la verità è noiosa. È bello invece pensare che è più intrigante. Invece, pensare che invece ci sia a me piace cristallizzare un concetto che funziona. Cioè, se un concetto funziona, a me piace che sia lì e basta. Cioè, per dirti, Golden Freezer non ne avevamo bisogno. Se rimane. No, è la stessa teoria. È la stessa teoria. C'è una cosa figa. Perfetto, e continuiamo a ricamarci sopra altra roba. Facciamo plot twist e contro plot twist. A un certo punto diventa una merda. A un certo punto diventa una merda, ma perché devi farlo bene. Devi farlo bene. Non è facile, perché quando tu una cosa non l'hai pensata all'inizio, rimetterla in gioco e provare a evolverla è difficile che funzioni cosa, meglio di come è già funzionato, soprattutto se prendi roba che piace a tutti e quindi già funziona. È una cosa che può andare male come può andare bene. Cioè, tu puoi fare anche una cosa che in realtà è figa. Cioè, chi non rischia non vince, caro Meriador. Chi non rischia non vince. No, Peppe, ma assolutamente. È sensatissimo che Vegapunk abbia studiato i frutti. No, ma io mica dico che... cioè, giusto che lui li abbia studiati. Dico solo che spero sia la spiegazione semplice. Ok? Cioè, non ho questo bisogno di plot twist su questa cosa. Non voglio un plot twist. Ok? Perché ho paura che il plot twist renda la cosa una merda. Va bene così. Cioè, mi piace che l'abbia studiato. Mi dice l'ho studiato. Funzionano così, una cosa tranquilla. Andiamo avanti. Ok. Sì, su questo foce sono assolutamente d'accordo. Blastami, ti prego. Ma che c'entra? No, aspetta, informazioni inutili. Vabbè, soggettivo. Secondo me nessuna informazione inutile, perché il fatto che ci siano informazioni, ad esempio, il fatto che uno pensi un piano e poi quel piano fallisca è utile alla trama, perché il lettore a quel punto, sì, quando vede, quando ve, se una volta no, perché se funziona, ad esempio la Marvel, la prima volta che il personaggio sta per morire non muore, dice oddio, madonna, sta per morire, mi sono cagato sotto. La seconda volta, oddio, sta per morire, mi sono cagato sotto. La terza volta, però le ultime due volte l'ho già vista questa cosa. Secondo me non muore e non muore. Ah, vedi che non moriva questa volta. La quarta volta, davvero lo stanno per rifare? La decima volta, tanto lo so che non muore nessuno. Cioè, le cose inutili non sono inutili quando mettono dubbio al lettore per il futuro. Anzi, sono molto utili. È molto utile non sapere cosa succederà, non avere un pattern che viene seguito in maniera costante, ok? Perché ti dà hype e pathos nel leggere le cose. Quindi quello secondo me non è assolutamente inutile. Ma comunque sia, anche qualora uno reputasse inutile, io sto parlando di cose dannose, cioè cose che peggiorano la caratterizzazione della cosa.
Vabbè, dipende sempre da come la fai. E che un plot twist ti rovinerebbe i frutti, che in realtà tutti i frutti del diavolo sono una creazione di Im. Grazie, huge in realtà il potere di Im Sama è quello di aver creato i frutti del diavolo. Allenati. Per controllare, non so, una stronzata. E quindi incredibile. Non è incredibile. Vabbè, dai, non sarà così proprio. No, vabbè, adesso perché c'è uno la deve pensare una cosa. Una roba alla Kaguya. Esatto, bravo. Proprio una roba alla Kaguya. Kaguya è una merda. Kaguya è una merda. Non c'era bisogno. Ok? Sì, sì, sì. Cioè, a volte non c'è bisogno. Sì, 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 sono d'accordo, Kaguya fa cagare. Va buono, dai. Passiamo. Vai, One Punch. Passiamo a One Punch. Bene, allora, One Punch Man ricomincia, ci risiamo, One Punch! La produzione della stagione 3 dell'anime è confermata. One Punch! Oh, ecco qua, su Telegram tutti quanti a dire è canonica Drip Tatsumaki. Ah, ok, perfetto. Tatsumaki. Guarda, Drip Tatsumaki. Sì, però non veste Supreme. Questa è la marca Tatsumaki. Tatsumaki ha fatto una sua linea di abbigliamento. Allora, aspettate, lo metto bene. L'ultimo tizio che avrei voluto incontrare. Ma questa è una cosa veramente importante. Allora, vediamo un po'. La sua è la stanza numero 104, giusto? Ok, un numero a caso, ding ovviamente. Ding dong! Si è appena trasferito e non si è nemmeno preso la briga di venirsi a presentare. Vediamo di che idiota si tratta. Ding dong! Ombrosi, tenebrosi. Guarda, lo mangi lì dietro. Se gli piacerebbe essere così art. Lui è quello dentro la rana al massimo. Ding dong, ding dong. Non risponde, è uscito. Ding dong, ding dong. No, invece c'è. Sento dei rumori oltre la porta. Finge di non essere in casa? Allora è proprio vero che questo tipo non conosce la buona educazione. Dal momento che siamo suoi superiori, è nostro dovere mostrargli chi comanda. Ecco. Sappiamo tutti chi c'è lì dentro. La stanza, no? Sei dama. Ehi tu, smetti di nasconderti in casa ed esci subito di qui. Esci subito qui. Hai capito, novellino? Novellino a me, io faccio il culo a Goku, hai capito? Oh, ecco che arriva. Devi averlo proprio spaventato. Mamma mia, queste... Comunque è proprio uno stereotipo del... Ah, merdina! In realtà quello è il più forte di tutti. Vabbè, visto e rivisto. Finalmente, già. Posso aiutarvi? Abitiamo nelle stanze dalla 101 alla 103. Ti sei trasferito qui 3 giorni fa, non è vero? Ah, ma è un flashback. No, non per forza. Perché sì. Gli ha distrutto tutto. È un flashback perché lui dice che siamo suoi superiori. Quindi vuol dire che qua è King quando è ancora... King, io pensavo che era Saitama. No, si vede lo sfregio sotto. Adesso sì, qua no. E allora sì. Non sei mai venuto a presentarti, quindi lo abbiamo fatto noi. Che ne dici di parlare un po'? Che sguardo penetrante. Ma non è un flashback. Non è un flashback. Allora, i suoi superiori. Che cazzo sono questi? Non lo so. Vabbè, vediamo. Ah, i vicini. Anch'io ero venuto a far visita al ragazzo che vive qui. Cosa? Ma a quanto pare è uscito. Ah, no, ok. Allora, questa Peccato. È la stanza di Saitama. E loro dicono di essere i superiori di Saitama, ma hanno trovato King. Ok. Ma sì, ma perché la stanza 104 c'è la Saitama sicuro? Cioè, sì, sì, sì.
chissà dov'è. Chissà dove, chissà dove sarà andato Saitama. Città Z. Eccolo lì. Questo è bello, bello. Per fortuna gli avevamo applicato un localizzatore. Cosa ci fa nella zona della guerra dell'altro giorno? Sta scavando tra le macerie. Ah, è Pig. No, ancora vivo. È ancora in circolazione. Perché quel tizio è qui? Sia l'associazione dei mostri che Garou dovrebbero essere già stati sconfitti. Uccide. Lui è cazzuto. Cosa cerca? Signor Pig! Non bestemmierò. Ha bisogno di altro riposo. Non può andarsene così. Lasci che la riportiamo al laboratorio medico. Solo un minuto. Devo solamente... Ah, sta fuggendo. Oh, wow, aspetta. Non venire da questa parte. È uno sgamo. Aspetti, signor Pig. La prego, si fermi. Per essere uno che ha assorbito tutte quelle radiazioni, riesce a correre proprio veloce. Perché tutti gli eroi di classe S devono essere così egocentrici? Lei mi ha portato qui proprio in caso succedesse una cosa del genere, no? Mi occuperò io di catturare Pig. Questo è cazzuto, guarda, questo... Beh, bel design, devo dire, sì, particolare. Sì. No, non l'ho detto, ho detto solo Pig. Sarà facile. Mi serviranno soltanto 5 minuti per abbattere un maiale ferito. Classe A 35, vabbè, ma una pippa. Classe A 35esima posizione. Per un classe S, dai. So, c'ha il boomerang. Ah, ma ho capito, dai. A parte che questo... vabbè, non commento. Non devi abbatterlo. Nonostante il suo comportamento, è comunque una delle colonne portanti della nostra associazione. Riportarlo al laboratorio senza fargli del male. Tium! Velocissimo, velocissimo. Da ciò che ho sentito, queste colonne portanti sono state sconfitte tutte dal cacciatore di eroi. Si sono montati la testa e hanno trascurato i loro allenamenti. La supremazia della classe S è finita. Sono le idee che vengono smentite, sì, nella vignetta successiva. Muso magna. Se ti batto qui, allora vorrà dire che non eri un granché sin dal principio. Dimmi, cosa ne pensi, Pig? Sono nella merda! Obbedirai e ritornerai al laboratorio? O mi sfidirai per tornare a fare quello che vuoi? Maledizione, perché deve sempre andare a finire così? Comincio a pensare che sarebbe meglio cambiare lavoro. Che poi posso, cioè, adesso è passato un po' di tempo, ma com'è possibile che sia ancora io in questa forma, Black Sperm? In teoria lui, quando diventa, vabbè, è rimasto uno. Platinum Sperm, dici che non si è fuso con tutti quanti, ne ha lasciato uno, sì, per sicurezza. Ne ha lasciato uno per sicurezza, ci può stare. Un po' strano. Quando si fonde, dice Platinum Sperm tutto quanto. Però non, aveva detto che non poteva più dividersi. Quando diventa Platinum, dice che non si può più dividere. Però non ha detto che li ha presi tutti. Ma è sopravvissuto solo uno. Ma sì, dai, ci può stare, dai, ma che ti... Ne ha lasciato anche un altro? Ah, ok, non me lo ricordavo questo, vedi? Va bene. C'è qualcosa lì. Oddio, quell'altro di calamità. Ah, cos'è? The Dragon. Sì, che in realtà se si unisce all'acqua è fortissimo. Sì. Un essere misterioso in un posto del genere. Beh, non lo so, in un posto del genere. C'è stata la guerra con tutti i mostri fino a 2 secondi fa. Non mi lascerò sfuggire nemmeno i pesci piccoli. Mi occuperò prima di te. Questo non lo batti, zio, te lo dico. Tium! No, morto così. Greve. Vabbè, si capiva subito che questo avrebbe fatto una finale. Bel design, bello tutto, bella boiserie. Bang! Evil Natural Water è ancora vivo.
E ma ti credo, ma questo non può morire praticamente. Ecco, questo potrebbe essere una... Oddio, no. No. Signor Pig. Cioè, muore così? Serio? No. Ma no, ma comunque sì, perché è fortissimo. Ma cos'era quello? Lo ha ingoiato. Sta bene, dovrebbe sputarlo. Avevo il presentimento che non avessimo ancora ucciso quel mostro, quindi sono tornato per assicurarmene. È nostra responsabilità, d'altronde. Va tutto bene. L'ho appena digerito. Ok, oh, guarda. Ah, cioè... Meno male, va. Se il signor Pig qui è... È cazzuto, è 50 Cent. Oh, capisco. Meglio tornare... Cioè, comunque... Poteva anche dirlo, eh? Senza fare una cosa, per conto suo. A prescindere, sopravvivere. Cioè, gli avrà bucato tutti gli organi dall'interno. Gli ha sparato così. Vabbè, ok. Oh, capisco. Meglio tornare al laboratorio adesso. Quell'elicottero non riuscirebbe a reggere il mio peso. Tornerò dopo aver mangiato un po' di ramen. Non preoccupatevi per me. Mm. Pensate a lui piuttosto. Io... Mi serve un ospedale al più presto. Cioè, ragazzo, è vivo? Morto. È vivo? Incredibile. E vabbè, è vero che sono eroi di classe A, però insomma, ha colpito in un punto abbastanza mortale. La trachea, non lo so. E io non lo lascerei da solo Pig, cioè, secondo me non ha appena fatto una cosa tranquilla. Cioè, sono molto dubbioso sul fatto che Evil Water sia morto. Del tutto andato. E anche perché l'ho appena digerito, boh. Inoltre, potrebbero esserci altri superstiti dell'associazione mostri. Dovreste perlustrare per bene l'area. Perlustrare? Oh merda. Cazzo. Sono totalmente a corto di cellule. Se mi trovano in questo stato, devo trovare un altro nascondiglio. Ma non ne conosco nessuno. Non immaginavo che l'associazione sarebbe stata sconfitta. Ad ogni modo, devo assolutamente assumere delle proteine. Mi servono delle vite extra per ogni evenienza. E vedi, lui praticamente è tipo... Vabbè, è giù. Secondo me è la cosa più ovvia fonderli tutte e lasciarne uno fuori. Che poi se si può rigenerare è ancora troppo... Cioè, è fortissimo sto tizio. Sto tizio, cioè, più assume proteine più ne può creare, è fortissimo. Persino un bambino potrebbe battermi in queste condizioni. Magari mangio qualche insetto. Oh cazzo. Cosa sta facendo Saitama? Eccolo finalmente. Ce l'ha fatta, maestro. Ah, lui è tornato tranquillo. Cioè, ha cercato il suo palazzo, non ho capito. Sì, mi sa di sì. Lui è il tizio che ha sconfitto Garou con un solo pugno in questo momento. Era l'ultimo tizio che avrei voluto incontrare. Non ti preoccupare. Abbastanza scemo. Ricordiamo che Goku Super Saiyan 4 ha fatto fatica a sorreggere un palazzo, eh. Oh merda. No, dai, non me lo fate morire così. Maestro? Ah, il cagnolino. E coso? Vabbè. Qualcosa del genere. Over qualcosa. Quello che Maggi diceva che era fortissimo distruttivo. Ah, Rover. Esatto, Overgrown. Esatto. Che cagnolone! Rover è vivo? Ma si è rimpicciolito. Woof woof! Che razza di sfortuna! Anche se è riuscito a sopravvivere, ha subito incontrato il nemico peggiore. Vabbè, anche se fosse stato al piano della forma. Cioè, adesso diventa l'animale domestico di Saitama. Sarebbe bellissimo. Sì, già scritta. Mi spiace per lui, ma mentre loro si occuperanno di Rover, ne approfitterò per andare via alla svelta. Pau. Diventa Sanpei, intanto lui. Non lo uccide. Che carino questo cane.
E guarda, se tipo Black Sperm si fa tutto cuccioloso, ti prendono pure lui. Sì, sì, sì. Secondo me si unisce alla compagnia, lo sai? Sai che secondo me adesso. Ma è troppo stronzo Black Sperm. Mazza, oh, Black Sperm è veramente un pezzo di merda. Non lo so, Ma vediamo. Pensa che sia solo un cane. Ti piacciono gli animali? È il tipo di persona che non ti uccide se sembri una qualche specie di animale? Ora che lo guardo meglio, sembra il tipo a cui non piacciono le violenze inutili. Penso che per sopravvivere avrei passato l'inferno. Ma questa potrebbe essere la mia occasione. Esatto. Ci nasceranno talmente tante gag con lui all'interno della casa che cerca di ucciderli. No, ok. Così sì. Cioè, nel senso, se lui si finge qualcosa e poi cerca di farli fuori da dentro, sono d'accordo. No, ma è che lui diventa sicuro, che lui diventa un loro alleato, invece no, non mi piace. Sì. E maestro, a lei piacciono i cani? Immagino di sì. Sono tipo i migliori amici dell'uomo, no? Sono carini, infatti. Ma che caribo, caribo, ma che caribo veramente. Non ha una spina dorsale, caribo. Cioè, Black Sperm lo vedo molto più adatto a fare il ruolo di insider. Già solo il prezzo del loro cibo verrà. Maestro, ho dei doveri da svolgere al quartier generale, quindi devo andare. Dato che la caccia ai mostri sopravvissuti è già iniziata, il posto più sicuro non è altro che accanto a questo tizio sgravato. Sgravato? Devo rischiarmela. In cosa si trasforma adesso? Scusa, si può trasformare? Squid! No, non si trasforma neanche. Non può. Ho capito, che è Squid? Squid! Ma poi non ci ha combattuto contro, no? No. Squid! Beh, finito. È finito? È l'ultimo? È finito l'ultima così? Pagina? Così? Sgravato non è italiano, ok. Ma è finito. Ragazzi, voi l'avete già letto, è finito così perché non c'è un'altra pagina. È maggioso, basta 29. No, è 29 su 29. Allora, sì. Ma che fine del cazzo? È finito. Squid. Vedremo. Dai, è bellissimo. Vedremo se Saitama accoglierà il topo sperma oppure no. Sì, è un all-in questa di Black Sperm, un all-in. Sì, sai quante, cioè il potenziale di gag che può creare questa cosa è enorme. Sì, enorme. Bello. Che ogni volta lui dorme, magari fa, faccio adesso tutta questa cosa. E poi invece non riesce a fare poi, niente. E poi in realtà magari succede qualcosa per cui lui dice grazie, mi hai salvato, mi vuoi proprio bene se hai fatto questa cosa. Capito? Ogni si ribalta. Ma poi tipo il topo manco fosse un topo vero, lo acciaccherei. E anzi, secondo me, se fai così, Black Sparrow potrebbe anche scoprire della storia di King. Sì. Oppure non la scopre, anche lì si inizia a cagare sotto. Fa altre gag con King. Boy. Ma se vuole stare con Saitama deve pagare l'affitto, ce la fa Genos. Però il taglio capelli del nuovo Maggi, hai visto? E gli sono caduti i capelli. Questo è. Si è messo il cappello, ve l'aveva detto, non doveva mettersi i capelli, voi gliel'avete obbligato. Allora, capitolo da 7. Sì. Cioè, nel senso, è un preambolo a qualcosa che potrebbe essere molto divertente. Non do di più perché effettivamente succede poco. Però in realtà muore un tizio. L'altro ha ammazzato Water. Viene trovato Rover. Cioè, succedono un bel po' di cose. E secondo me, potenzialmente, questo qua è un attacco di trama incredibile. Quindi. Sì, poi bisogna vedere quegli altri tre tizi a quale. Cioè, ce l'hanno fatti vedere perché. Che cosa fanno quei tizi? Cioè, Vega 6, Sperma, Squid 7. Assolutamente.
Sperma, squit, squit vale tutto il capitolo di One Piece. Solo, cioè, solo questa vignetta. Questa vignetta vale con lui che fa il saltellino. Ecco, tutte le goccioline di paura. Vale di più del capitolo di One Piece. Già solo sta vignetta. Squit, squit. Cioè, tu c'hai il nemico principale. Cioè, uno dei nemici principali della scorsa season in braccio a Saitama, preso come un cane. E un altro dei nemici che si abbassa a fingersi un topo. Cioè, che cosa vuoi di più dalla vita? Basta, io do 8 a sto capitolo. Vaffanculo a tutti i fan di One Piece, va. Sperma, squit, squit. Geniale. Cioè, oh, succedono molte più cose in questo capitolo che quello... Cioè, succedono anche là e si dividono, ok. Però... No, nel senso, comunque sì, cioè, secondo me è proprio inutile fare dei paragoni, perché dipende da cosa vi piace. Nel senso, questo è un anime, diciamo, parodistico, a tratti filosofico. Quell'altro è un anime, diciamo, action, col mistero e l'avventura. Quindi cioè, sono molto diverse le due cose. Sicuramente la parte comica di One Punch è mille volte quella di One Piece. Sì. One Piece è molto comicità giapponese. Come anche i combattimenti in questa forma, cioè riscritti da Murata, ridisegnati più che altro da Murata. Vabbè, certo. Ovviamente, però, la parte, diciamo, più avventurosa è molto più presente invece in One Piece. In One Punch, dai, c'è ragazzi, ancora. Ma guardate, c'è il saltello. Guardate la posizione. Il giampino così, con lui che fa squit squit. Cioè, questa tavola è perfetta. Ciao, è una tavola perfetta, questa, ragazzi. Cioè, quanto è comica la posizione, lui che salta sapendo che erano dei nemici fortissimi prima e sono così. È bellissimo. Bellissimo, capitolo da 8.5. Allora, 8.5, 9. Allora, raga, vabbè, dai, 9.5. 9.5, va bene. Vabbè, glielo diamo, siamo a 9.5, 10, dai, capitolo da 10. E lunedì sera ci sarà la live, diciamo, dissing a One Piece e a noi. Da esporre al Louvre. Quindi, la tavola perfetta. Quindi per tutti quelli che hanno qualcosa da ridire su quello che pensiamo di One Piece, sembra che siate molti, il Discord sarà aperto, uno alla volta potrete entrare. Ci sarà anche Luca Matteo che vi darà manforte, ok? Luca Matteo sarà il rappresentante del vostro sindacato. E quindi potrete venire qui a dire tutto quello che pensate lunedì sera. Questa sera invece facciamo il Sarabanda Night. In realtà, più che Sarabanda, sarà un quiz night, perché questa volta saranno immagini, non musiche. E ci sarà anche Elendil, la Dama dei Boschi. Anche Arianna. C'è anche, vabbè, però c'è una sfida, sì, in atto, sì, da settimane. Elena, cioè, noi siamo degli spettatori. Cioè, io, Livio e Arianna siamo degli spettatori, sì, di questa sfida. È un'esecuzione mascherata, quella. È un'esecuzione mascherata, sì. No, c'è già stata Elena. C'è già stata per la live di The Batman. Quindi, brace yourself, ragazzi, perché questa sera vedrete il vostro Maggi combattere contro un nemico veramente arduo. Sì, potentissimo. Potentissimo. Sì, 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 sì. Vai. Top 5. Ok. Top 5 morti dei villain in cui lo scambieresti con Livio. Bello. Lo devo fare io? Beh, no, forse meglio lo faccio io. Che io do dei morti... Troppo gloriose, no, infatti. Dipende da che c'hai. Vai. Che cos'è? Vabbè, carino. Top 5 motivi per cui andare in carcere. Non è male. È bannabile. Che bannabile. Vabbè. In carcere su GTRP. In carcere su GTRP. Grazie Folce, grazie mille. Grazie mille.
Ragazzi, devo fare una pisciata gloriosa. Gloriosa addirittura. Addirittura gloriosa. Gloriosa. Non c'è niente di glorioso in te che pisci. Di dei villani in cui scambieresti con Livio. Vilipendio. Perfetto. Vabbè. Ok. Bello, 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 mi piace, dai. È che molte sono simili, capito? Simili? Motivi simili per cui andresti in carcere. Sì, sì. Sono molto simili. Allora... Allora, top 5 motivi per cui andare in carcere in GTRP. Numero 5. Far fare un'operazione illegale a Togashi, anche contro la sua volontà, così da o ucciderlo o comunque farlo rinsavire e poi non ha più scuse per non continuare. Questa è bella. Numero 4. Rapire tutti i power scaler, metterli in una stanza stile Arancia Meccanica con le giornate divise in due, ovvero prima metà cioè, gli fai vedere tutti gli anime che dicono di aver visto ma non li hanno visti, quindi una cosa costretta, anche se diranno no ma io ho le scanne, no gliele fai vedere punto a rotazione. Seconda parte della giornata, lezioni di fisica. Li metti là e gli fai delle lezioni di fisica. Tutto il giorno così, a rotazione. Numero 3. Cioè, rubare Oda e tutti i suoi manoscritti e scrivere al posto suo. Questo è bello. Lo rapisci, lo fai scomparire e poi scrivi al posto suo. E vediamo che succede. Vedi che in One Piece si trova abbastanza presto poi. Seconda posizione. Rapire tutti i fan di Record of Ragnarok e farglielo vedere fino alla nausea, perché loro pensano che gli piace, ma in realtà non gli piace. Quindi lo prendi e glielo fai vedere a rotazione. E ogni volta che diranno no, speriamo che qua c'è uno scontro, no, è sempre lo stesso video. In realtà si danno un cazzotto a puntate. Te lo vedi, te lo vedi, te lo vedi, te lo vedi, finché non sbocchi, pezzo di merda, Record of Ragnarok dei miei coglioni. Ma al primo posto la posizione è... la posizione migliore. Torturare all'infinito Maggi nei modi più disparati, nel senso gli fai vedere tutte le partite della Roma. Quello secondo me non è neanche, non va neanche in galera, cioè dipende quanto, no, quanto è coercitivo, ok, se è troppo coercitivo sì, assolutamente gli fai vedere tutte le partite della Roma e del passato fino ad oggi, 24 ore su 24, quando c'è il derby e quando ci sono tutte le partite da Roma, se le vedi in diretta con noi presente, quindi con Francesco che fa le scivolate e tutto quanto, cioè, invitiamo pure il vicino, invitiamo tutti,
E tutte cose così, ok? Gli fai vedere tutti i buchi di trama dei film. No, quello potrebbe godere. Vabbè, insomma, gli fai un po' di roba interessante. Molto bello. Tra l'altro, una tortura che avevo detto a Maggie di chiuderlo nudo in una gabbia in mezzo a Via L'Europa durante i derby. Che lui non ci va più perché ci stanno i tizi a Roma, no? Oppure davanti allo stadio, insomma, qualcosa. Una gabbia nudo che deve ascoltare i tizi che parlano di calcio da Roma, cioè proprio i tifosi da Roma. Molto bello, che gli lanciano magari le banane e cose. Banane. Le bucce di banana. I pomodori. No, ma secondo me soffre pure se vede le partite dove perde la Roma. Cioè, se le deve vedere tutte. Tutte se le deve vedere, secondo me. Se le vede tutte e poi in diretta tutte le prossime future che ci sono con tutti i suoi amici lì. Che è proprio la cosa che non vuole fare. È difficile, devo trovarne 5 terribili. Allora, guarda, peccato perché se ci fosse stato Maggi adesso avrei messo il video dell'addio di Totti. Vabbè, c'è sempre già, tempo. Già ce l'ho, sì, già ce l'ho c'è preparato. C'è sempre tempo, non ti preoccupare. Già ce l'ho preparato, il video dell'addio. Comunque non pensavo avesse questo audio così atavico. Per i tifosi a Roma? No, per Totti proprio. Sì, sì. Non pensavo, cioè io non credo di poter provare quell'emozione, ma né in positivo né in negativo, per nessun giocatore di pallone. Sai cos'è? La cosa è che ne so, per me Di Canio è una, sì, una persona, sti cazzi. Però se merita di stare in una classifica lo metto, dico, nonostante sia una persona che non mi piace, la no, certo, la però alla fine chi se lo incura? Cioè, nel senso, non mi cambia niente la mia vita Di Canio, capito? Cioè, è proprio un personaggio così lontano, ininfluente. Sì, secondo me poi è tutto nella sua testa. Ah certo, vabbè. Cioè, è il fatto proprio, cioè, ormai è una battaglia personale, capito? Eh sì, sì, non sì, sì, cioè, è lui proprio l'ha elevato a nemico. Cioè, una cosa che appunto ho detto, io non... Cioè, e ti dico, secondo me lui prova un sentimento verso Totti più intenso di tantissimi tifosi da Roma, perché il suo sentimento negativo è fortissimo. Sì, sì, un hater più forte vale di tre fan. Molti molto amore, diciamo, che gli concedono dei tifosi da Roma. Sì, tra 4 mesi entra Scanio. Tra 4 mesi entra Scanio. Il 7 di gennaio. E helicopter, helicopter. Cacchioi. Arrivederci, baby. Era l'8. Helicopter. Non lo so, però mi sto pisciando sotto, Francesco. Te la tieni. Non uscita, mi si tre. Forse è uscita mesi fa Top 5 Kink. Kink. Forse non so cos'è Kink. Fa. Che cos'è Kink? Kink sono cose sessuali che ti piace fare. Ah, ecco, ho trovato. Tipo il fatto che ti piacciono i piedi è un kink. Ah, ho capito. Sì, sono i fetish, esatto. Però Di Canio aveva ragione su Mourinho, per il resto non è una figura... Beh, cazzo. Di Canio non è una figura positiva. Sì, vabbè, no, cioè... Non... Appunto, cioè, bisogna dividere le cose tra la persona e il calciatore o l'opinionista o... Cioè, dipende su cosa lo stai giudicando, ovviamente. Mm. Vai. Ne manca una. Dai. Me ne manca una. È perché questa è un po'. Cioè, io ho paura. Sì, io so che mi sono dimenticato qualcosa che vorrei che tu subissi.
E... dai, tanto avrei messo quello di Giorno Giovanna, dai. E... beh, mi sa che l'avevi già fatta, tra l'altro. Non lo so. Ho come questa impressione. Avrei ragione su Mourinho, ma se la Roma ha vinto un trofeo dopo 12 anni, no, ma infatti. Ma no, penso che si era detto che lo avresti spiegato a Amelia nel momento in cui usciva. Che cosa? Ah, sì, 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 vabbè, mo io l'ho spiegato due... adesso. Ma che cosa? No, i Kink. Ah, mettici Kira e Yoshikaki. No, 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 già, cioè, non voglio metterne due dello stesso anime. Vabbè, dai, ha messo quella di Diavolo. Per forza metti quella di Diavolo. Quella di Diavolo l'hai già fatta. È una morte straziante, terribile. Ma forse era un altro tipo di top in cui però ci finiva sempre dentro questa cosa. L'ha fatta tu forse? No, 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 no. Io l'ho subita. Forse l'ha fatta. Non lo so. Immagino. Il più grande incubo di Livio è diventare il porco di Sand and Dreams. Ma il porco fa la sua vita, capito? Cioè, sta lì, rompe il cazzo. Cioè, secondo me il porco si diverte un botto, capito? Cioè, fare la vita del porco in realtà secondo me è una bella vita. Poi lo odio, però la vita del porco ci sta con i suoi amici. Ah, sai, forse chi? Non tromba, è quello il problema, però. Sai chi cosa? Oddio, come si chiama? Aspetta, mi è venuto in mente una qualche morte di Fate, morto col pugno serio. No, 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 l'ho trovata, devo solo ricordare il nome. Livio al porco, vorrei fare la vita tua, esatto. Maggi mi vede come il porco di Seven Deadly Sins. Che è un problema. Ragazzi, io veramente non riesco a capire come vi fa piacere l'anime di Seven Deadly Sins. Il manga può essere pure accettabile, magari, se l'avete visto, io non l'ho letto, però l'anime è veramente brutto, ragazzi. Ma brutto per essere proprio brutto, eh. Ma come Record of Ragnarok, cioè, sono anime fatti proprio brutti. Mamma mia. Da qui nasce il porco Livio. L'anime è imbarazzante, è veramente brutto. Mamma mia, poi non so se... gli eventi quantomeno succedono anche nel manga, ma il finale è devastante, dai. Il re dei demoni che esce da una parte, entra in una certa, entra dentro la montagna, e poi il re del caos, e poi... Allora, al quinto posto ci ho messo Dithard è il personaggio che tradisce Lelouch e che alla fine viene battuto come tutti gli altri, e quando sta per morire, perché ormai è stato sconfitto, gli dice: ti prego, almeno usa il Ghias su di me, perché voglio vedere cosa si prova a subire quel potere. E lui ci risponde: merdina, questo è proprio Livio, secondo me è proprio Dithard in quel momento, è proprio Livio: merdina, non te lo meriti, non ho bisogno neanche di usare il Ghias per uccidere una merdina come te. E gli spara e muore come un cane. E mi piace il fatto che sia morto senza che sia stata sia stato esaudito il suo ultimo desiderio. Al quarto posto Envy di Full Metal Alchemist. Envy muore veramente in una maniera umiliante, perché prima viene umiliato e poi vede nel far provare, diciamo, l'ira a protagonista, non mi ricordo come si chiama in questo momento, però mi si fuma Alchemist. Edward. Però e gli fa tutta la storia, Mustang che lo deve uccidere, poi alla fine non muore perché diventa, diciamo, la compassione alla meglio, e lì viene umiliato ancora di più, a tal punto che si suicida per l'onta subita. È veramente amara. Al terzo posto, i nobili di Overlord, di Estize si chiama, pare, il paese, no? Che vanno lì a dare la testa del principe, sperando di essere salvati dalla distruzione del loro regno,
e invece fanno una fine veramente brutta, raga. Veramente brutta. Rimate torturati anche quando implorano la morte. Ma Bimba Cane non muore, rimane viva Bimba Cane. Bimba Cane non muore. No, non vale, no, non vale. No, no, no. Cioè, no, in realtà ne ho messo uno. Ne ho messo uno che non muore. Però vorrei comunque sia che Livio venisse sostituito a questo personaggio. Ma che vuol dire? E perché diciamo che concettualmente è forse anche peggio della morte. E al secondo posto ci ho messo Idan. Perché Idan non può morire. Ah, io lo dico, se mai diventerò un vegetale senza possibilità e magari sono attivo cerebralmente, uccidete. Questo lo devi mettere per iscritto, no? Se lo dici lo così non vabbè, vale niente. Vabbè, se lo dico in live è comunque qualcosa che rimane. No. E Idan è esattamente questo per l'eternità. Male, male. Ma ovviamente al primo posto Diavolo, regà. Cioè Diavolo muore infinite volte in infiniti modi diversi. E ogni volta, diciamo, risuscita per rimorire un'altra volta. Cioè non c'è niente di paragonabile. Non so come può reagire la mente umana a una situazione del genere. Sì, deve essere devastante. Sì, sì. Cioè... Sì, vabbè, Mitty è la stessa, Mitty è un po' Mitty. La stessa teoria di Idan, ma secondo me è meglio. Cioè, Mitty è meglio, perché Mitty comunque sia, anche se in una situazione... Qualcosa, sì, e poi è circondata comunque sia da chi ama. Cioè, vive insieme a chi ama. Invece Idan è sottoterra. Cioè, il buio, non vede niente, è tutto sempre uguale. Non ha impulsi di nessun tipo. Sì, quello sì. Magari anche gli insetti che arrivano e se lo mangiano. Vabbè. Vabbò. Ragazzi, ci vediamo stasera. Lo scontro apocalittico. Stasera, regà, mi raccomando, siateci, si betta. Tra l'altro, poi vediamo, perché io ho preso due video da 30 ognuno per fare doppia bet. Immagine ha preso uno da 60, quindi poi vedremo se... 60 mai... minuti? No, di 60... Ah. Cose, 60... però, secondo me è meglio prendere 2 da 30 perché so immagini, però bisognerà convincere Maggi, e questa è sempre una cosa complicata. Va bene. Ragazzi, a stasera! Bella. Ciao a tutti, ciao!